Nome? Nadia. Cognome? Toffa. Età? 32 anni. Vivi da sola o in famiglia? Vivo da sola. Figli? No. Fai tu la spesa di casa? Sì, la faccio io. Ogni quanto? Non ho molto tempo, quindi una volta a settimana mi organizzo. Ricicli? Ovvio, perché c'è ancora qualcuno che non lo fa, dovremmo farlo tutti. E tu perché lo fai? Lo faccio perché è un dovere, si ricicla plastica, carta, vetro, lattine, anche il cibo, cioè fosse per me non si butterebbe via niente. Dopo un pasto, se rimangono degli avanzi, che fai? Non avanzo quasi mai nulla perché da brava bresciana sono molto precisa con le dosi. Però se capita li conservo, sai, in quei barattoli di vetro col coperchio in plastica e me li mangio o così il giorno dopo oppure abbino ad altri avanzi e mi invento una ricetta. Portare la propria busta per fare la spesa è geniale, io ne ho tre, basta fare un piccolo investimento iniziale, poi però sono indistruttibili, comodissime, io non ne posso più fare a meno, le tengo sempre nel baule della mia Panda metano. Quando fai la spesa presti attenzione all'imballaggio? Sì, decisamente, non compro mai frutta o verdura col doppio imballaggio. Secondo me sarebbero indispensabili dispenser, mi piacerebbe tanto, cioè ognuno col proprio contenitore dovrebbe andare a fare la spesa e riempire di detersivo, riempire di pasta, riso. Si risparmierebbero un sacco di soldi e soprattutto un sacco di plastica. Se pensi al futuro globale, che cosa vorresti? Che cosa ti piacerebbe? Mi piacerebbe che tutti pensassimo un pochino di più al nostro futuro e anche all'ambiente. Basterebbero dei piccoli gesti, Chiudere l'acqua mentre ci si lavano i denti, spegnere l'auto mentre si sta fermi ad aspettare, non buttare le sigarette per terra. Milioni e milioni di piccoli gesti potrebbero migliorare il futuro di tutti. Nel mondo le donne decidono cosa mettere a tavola e come nutrire le proprie famiglie, controllando il 65% della spesa annuale del consumo globale. Ogni anno finiscono nella spazzatura circa 5,3 miliardi di mele, una su sei di quelle che compriamo. I gas a effetto serra prodotti nella coltivazione, nel commercio e decomposizione di queste mele equivalgono a quelli ottenuti bruciando 10 milioni di barili di petrolio. Acquistare solo le mele di cui abbiamo bisogno e conservarle in frigorifero sarà sufficiente a ridurre questo tipo di rifiuti.